Mi sono svegliato tardi, tardissimo. Sono uscito, sono andato a fare la spesa a un mercatino qua a Roma, dove vado sempre ogni domenica, e verso l'ora di pranzo sono tornato e adesso non mi va proprio da cucinare veramente. Mi va un po' da cazzareggiare? Sì, voglio cazzeggiare. Quindi ho un po' di cose. Oh, guardate qua, broccoletti. Quindi aglio, olio e faccio soffriggere. Poi padella, accendo al massimo, un goccetto d'olio qui sugli hamburger. Hamburger, ho degli hamburger, c'era scritto di ghianina, vediamo un pochino. Vabbè, voi volete carne normale, quello che sia. Poi pomodoro mirinda, quel pomodoro che d'inverno è ancora meglio dell'estate, perché è siciliano, ricco, buono, concentrato, zuccherino, un po' acidulo, perfetto, lo preferisco più verde che rosso. Poi una pizza che non mi piaceva assolutamente, perché è poco lievitata, che non va bene, allora quindi ho divisa e mo la rendo croccante. Poi uova buone, raccolte oggi, prese oggi. Poi questo bel formaggio, sto pecorino con peperoncino dentro, e i carciofini di Massimo, me l'ha fatti... Più che Massimo, provate Massimo, Fabrizio. Guardate, i carciofini fatti in casa, con l'olio d'oliva, puliti, uno per uno, piccoletti, torniti. C'è ragione, puoi assaggiarlo, no? E ora lo assaggiamo. Come so? Scrocchiarelli. Adesso. Olio va. Broccoletti puliti. Aglio. Subito il coperchio pronto. Sono fatti spiritosi, sporco sempre tutto. Belli così. Vai, chiusi. E coperto. Hamburger. Quindi ci ho messo un pochino d'olio sulla superficie. Così diventa bella dorata. Poi, prendo la pizza, perché oggi, a quest'ora, non mi vado a farmi la pasta. Voglio farmi un panino abbastanza ricco però. Quindi, la scaldiamo un pochino così. Nel frattempo ho girato i broccoletti, perché li cuocio direttamente questi qua in questa maniera, direttamente senza sbollentarli, proprio come fanno i napoletani, belli, ricchi. Quindi aglio, metto il nostro olio a peperoncino, eccolo qua, e ci siamo. E rimetto il coperchio, giro così. Allora, la cosa migliore, lo sapete, comprare la carne e farsi da sé gli hamburger, perché ogni hamburger, tante volte che comprate già confezionato, c'è sempre aggiunta qualcosa, la fecola di patate, le cose, il lattosio, fateli da soli. Oggi io andavo di fretta. La pizza, questo è un modo per recuperarla, perché quando non è quella giusta, lo sappiamo che vuol dire, la rendiamo giusta. Sale. Giriamo, vedete come stanno belli, guardate, sono belli. Poi più sono teneri, più ci vuole poco tempo per cuocerli. Mettiamo un attimo. Amaretti, buoni, ci sta. Ecco qua, formaggetto, levo la pizza. Oh, doppio! Fortunato, era gemello, due uova in uno, quindi me ne basta soltanto uno. Adesso ho risparmiato. Metto il coperchio, così si fonde il formaggio. I broccoletti sono pronti, perfetti, belli. Vediamo un po'. Ci siamo. Ba. Spengo tutto. Allora, sotto, la parte sotto, eccola qua. Poi hamburger, facciamo così, che io ci penso sempre. Vai, prima broccoletti qua sopra, hamburger, oh, l'uovo, buono, aiuto, che macello che sto qua, pomodori, così, un po' di sale,
sul pomodoro. E poi che fai? Non ce lo metti in carciofino? Per forza, dai, non si può. E questo è il... questo qua. Becca di questa. Olio a peperoncino. E questo è il pranzo, diciamo il brunch a casa Mariola. Cioè, guarda che robetta. Come faccio? Che devo fare? Boh, non lo so. Poi c'è un bicchierino. Come danno? Guarda, devo vincere a tutti.